Cari amiche e cari amici, bentornati all'appuntamento con il post grande schermo. Stephen King, il re Mida della paura, torna di nuovo al cinema con It, uno dei suoi più grandi successi letterari, già serie di TV e che adesso diventa nuovamente film, una pellicola che sta sbancando in tutto il mondo. Ma la novità è che al centro della storia, al di là, insieme alla paura, c'è la vicenda di un gruppo di ragazzini, deboli, anche un po' complessati, che dovranno superare i loro limiti pur di sconfiggere una creatura che proprio delle loro paure è l'incarnazione, insomma, pur di sconfiggere il male. Guardate. Da bambino pensi che l'universo ruoti intorno a te. Pensi che sarai sempre protetto e al sicuro. Di base c'è sempre il romanzo di grande successo di Stephen King e la serie televisiva interpretata negli anni 90 da Tim Curry. Ma la vera forza di questa versione di It, al di là di quello che ci mostrano alcune impressionanti immagini, non è tanto lo splatter quanto il profondo rapporto di amicizia tra i suoi giovani protagonisti. Perché quando sei solo come un bambino, i mostri ti vedono più debole. Siamo a Bangor, nel Maine, in piena provincia americana, e il gruppo dei piccoli protagonisti del film sono in qualche modo i perdenti della città. Uno troppo grasso, mobbizzato a scuola, un'altra, la ragazza Beverly, vittima di eccessive attenzioni da parte del padre, un altro ancora paralizzato dalla paura delle malattie. Ciao, Georgie. Bella la tua barchetta. La vuoi riavere? Improvvisamente dalla cittadina cominciano a scomparire bambini, in primo luogo il fratellino di Bill. Vuoi un palloncino anche tu, Giorgio? Io non posso prendere niente da persone che non conosco. Dietro le sparizioni scopriremo ben presto esserci un inquietante clown contro il quale però, dopo l'iniziale paura, i ragazzi metteranno in atto una coraggiosa battaglia. Se resteremo insieme, vinceremo. Senza svelare la conclusione della storia, It è un viaggio non tanto nella paura e nello splatter, quanto nelle paure dei suoi giovani protagonisti. It, la cosa che li tormenta, il clown, rappresenta il male che da sempre alberga nelle fogne della città e che ogni 27 anni si risveglia. Ma la trovata geniale dello stesso Stephen King è proprio che questo clown rappresenta in qualche modo la personificazione delle paure dei giovani protagonisti, che infatti per riuscire a sconfiggerlo dovranno allearsi, superando quello che ognuno di loro teme di più. Volete far finta che non sta succedendo niente, come tutti in città? Insomma, il vero messaggio del film, che pure fa molta paura, è che l'unione fa la forza, soprattutto quando si è giovani, apparentemente deboli o perdenti. Non poco per un film e una storia che nelle intenzioni dovrebbero soltanto, si fa per dire, spaventare. Cari amiche e cari amici, vi ricordo la serata a tutto cinema in programma stasera su TV 2000, si comincia alle 21.10 con il film Io sono lì di Andrea Segre e se volete a seguire intorno alle 22.50 vi aspetto con Effetto Notte, il suo viaggio nel cinema di ieri e di oggi. Incontreremo Ambra Angiolini, Pietro Sermonti, Sergio Rubini, Max Gazzè e Carmen Consoli, quindi veramente ne abbiamo di ogni, come si dice. Il post torna lunedì, sempre al termine di TG 2000, arrivederci.